Ceramica Sant'Agostino ovviamente è un'azienda che produce piastrelle per il rivestimento e il pavimento, il rivestimento in bicottura e il pavimento in gres porcellanato. Nell'area di bicottura siamo partiti storicamente con le digitali, con il marchio Durst, perché era il miglior marchio che in quel momento era sul mercato e perché la bicottura è molto più delicata rispetto al gres porcellanato, quindi sia come definizione che come risultato sulla scrittura degli inchiostri. Sul gres porcellanato avevamo iniziato con un'altra marca di macchina digitale, ma man mano i prodotti si sono complicati, abbiamo scelto anche lì di andare su una tecnologia che per noi in quel momento era la migliore, che era la tecnologia Durst. La precisione è sempre stata, da quando io uso Durst, quella. Non ho mai avuto una percezione di una macchina che è cambiata radicalmente a livello di qualità, perché la qualità era altissima anche prima. È cambiata la qualità a livello di volumi, infatti, ecco, magari con la stessa qualità adesso produciamo più metri, e anche questo ovviamente è un valore aggiunto che è da scrivere alla macchina. E più le persone si abituano a vedere piastrelle fatte in digitale, più acquisiscono la capacità di distinguere quanto precisa una macchina, quanto la scrittura delle vene, delle differenze di colore, del passaggio tra un tono e un altro di una mattonella è performante sulla piastrella stessa. Ed è uno dei motivi per cui siamo poi passati anche con Durst, erano le righe, cioè i problemi dei prodotti digitali erano le righe, cioè quindi quelle teste che iniziavano a rigare. Con Durst questo problema non l'abbiamo mai avuto, ad esempio. Allora, nel gruppo, allora, se intendiamo Sant'Agostino, abbiamo solo macchine Durst, per cui ne abbiamo 5, 3 nell'area gres porcellanato e 2 nell'area bicottura. Se invece consideriamo il gruppo che è controllato dalla famiglia Manuzzi e quindi dalla Ceramica Sant'Agostino, ne abbiamo 10. Le prospettive per il futuro saranno sicuramente la materia e gli smalti, quindi dare con tecnologia digitale sia gli smalti o gli ingobbi prima della scrittura con gli inchiostri e poi, o prima o dopo, adesso a seconda di come vi verrà costruito il prodotto, dare anche materia. Quando siamo passati Durst, una delle motivazioni che ci ha portato a scegliere questo marchio è stata proprio la fidabilità. Cioè, noi l'abbiamo vista già in bicottura, anche altre aziende che conosciamo e con cui parliamo, cioè, che già utilizzavano Durst, ci raccontavano di come si trovavano, e quindi anche noi abbiamo deciso di andare su questo tipo di tecnologia, perché la fidabilità poi diventa fondamentale, perché si traduce in metri prodotti.